Piazza Paolo VI, più comunemente chiamata Piazza Duomo, dove si trova il Duomo Vecchio, il Duomo Nuovo e il Palazzo del Brunelletto. Il Duomo Vecchio è una struttura romanica, anche se è composta da vari stili architettonici, e infatti è costruita su diversi piani. È chiamata anche Rotonda Romanica grazie alla sua forma circolare ed è uno dei pochi monumenti in Italia con questa forma particolare. Che volante! Questo invece è il Duomo Nuovo di Brescia, è una delle chiese più grandi della città ed è stata costruita tra il 600 e l'800 in stile barocco e neoclassico, e la sua cupola è una delle più grandi d'Italia. Questo è il Brunelletto, è un edificio di epoca medievale e si trova in Piazza Paolo VI. Qua si trovavano le vecchie signorie di Brescia e si chiama Brunelletto perché prima che venisse edificato si trovavano i giardini e gli orti di Brescia e che i bresciani chiamavano Brolo. Qua ora si trovano le amministrazioni centrali di Brescia. Piazza Loggias, oltre a essere famosa per i suoi numerosi monumenti rinascimentali, è anche un luogo di ritrovo per tutti i giovani di Brescia grazie ai suoi numerosi bar. E allo sbocco che ha verso i portici di Corso Zanardelli, chiamati anche via dello shopping per i suoi numerosi negozi. Durante la mattinata del 28 maggio 1974, durante una manifestazione contro i fascisti, è esplosa una bomba in Piazza Loggia che ha provocato 8 morti e numerosi feriti. Ci troviamo al castello di Brescia, alla Torre Mirabella, che domina tutta la città, dal Colle Cidneo. È una fortezza del 500 ed è la migliore conservata in Italia. All'interno ci sono due meravigliosi musei, quello delle armi e quello del Risorgimento. E nel sottosuolo ci sono le segrete, che sono le antiche prigioni, della quale ci sono numerose leggende. Oltre alla storia, grazie ai suoi numerosi spazi verdi, sentieri e panchine, nel castello ci si può rilassare leggendo un libro, facendo delle passeggiate romantiche o guardando il cielo. Santa Giulia è il museo principale di Brescia del patrimonio dell'UNESCO. Era un monastero benedettino di epoca longobarda, accoglie le opere più importanti della città di Brescia e periodicamente vi si svolgono delle mostre d'arte come quella di Monet e Van Gogh. Si trovano le due opere simbolo della città, che sono la Croce del Desiderio e la Vittoria Alata. Nell'area archeologica di Piazza del Foro si possono ancora visitare gli antichi resti del cuore dell'antica Brixia. Il Capitolium era il tempio principale di ogni città romana. A seguito di recenti studi, indagini e ricostruzioni si possono osservare gli antichi marmi di origine romana e le decorazioni delle celle delle divinità. E oggi è considerato patrimonio mondiale dell'UNESCO, uno dei più importanti italiani. And now, let's go shopping! Buono! Dopo tanta cultura, cosa c'è di meglio di un tuffo e di un buon gelato? Il nostro lago di Garda può offrirti i migliori comfort. A Sirmione possiamo pensare al nostro benessere e alla nostra salute, rilassandoci alle terme, che sono divise in due circuiti termali, quelle di Catullo e quelle di Virgilio, che sono famose in tutta Italia per le proprietà terapeutiche dell'acqua sulfurea. Inoltre, a Sirmione, possiamo fare un magnifico tuffo nel passato visitando il castello Scaligero dell'VIII secolo, famoso, oltre che per i negozi e per i locali, per l'antica leggenda che narra del fantasma di un ragazzo morto per amore. Qui a Sirmione, come a Desenzano, Limone, Salò e come in tutti gli altri paesi del lago, possiamo dare via al divertimento con i magnifici sport acquatici. Gardaland è il parco divertimenti più grande d'Italia, è situato sul lago di Garda, ha moltissime attrazioni e lo splendido acquario, accoglie i suoi visitatori in un resort a 4 stelle. E allora, vamos a divertirnos! E adesso, una notte da leoni con i migliori locali della Riviera del Garda.
Le montagne della provincia di Brescia offrono stupendi paesaggi e larghe opportunità di svago. Numerose località come Passo del Tonale, Ponte di Legno, Monte Campione, Passo della Prica, Gaver e molte altre. Sono rinomate per gli sport invernali, per esempio lo sci alpino e quello di fondo, lo snowboard, pattinaggio sul ghiaccio e la tradizionale ciaspolata. Anche d'estate il paesaggio permette ulteriori attività come il trekking, l'arrampicata e il percorso in mountain bike. Ci spostiamo nella campagna dove possiamo divertirci con i nostri amici. I ride horses with my friends. We ride the bike around. Siete tutti pronti? A Brescia si può?